Su YouTube andate a guardare questo video del professore di fisica Walter Lewin, docente di fisica all'MIT, il MIT, Massachusetts Institute of Technology di Boston. Per trovare questo video su YouTube scrivete Walter Lewin Pendulum e di questo video guardate anche soltanto gli ultimi 6 minuti, a partire dal minuto 41 e 55 secondi. Il professor Lewin fa oscillare il pendolo da 15 kg inizialmente con un'ampiezza con un angolo di 5 gradi, che corrisponde a questa tacchetta segnata qua sul pavimento, mentre invece questa è la posizione verticale del pendolo. In precedenza, con la formula che conosciamo del periodo di un pendolo, 2π radice di lunghezza del filo diviso g di gravità, aveva stimato teoricamente una durata di 4 secondi e 57 per una oscillazione del pendolo. Infatti il pendolo era lungo 5 metri e 18 centimetri. Sostituendo questo valore al posto di L otteniamo questo periodo di 4 secondi e 57. Quindi il professor Lewin fa oscillare il pendolo con 5 gradi di ampiezza, misura 10 oscillazioni e trova effettivamente 45,7 secondi per 10 oscillazioni. 10 periodi, 45,7 secondi. Dunque un'oscillazione dura 4,57 secondi in perfetto accordo con la previsione teorica. Poi il professor Lewin ripete l'esperimento, quindi le 10 oscillazioni del pendolo, stavolta con un'inclinazione iniziale di 10 gradi, corrispondente a questa seconda tacchetta. Vuol far vedere che la durata dei 10 periodi è sempre la stessa, perché 5 gradi o 10 gradi sono piccole oscillazioni, poco ampie, quindi c'è l'isocronismo o isocronia del pendolo per piccole oscillazioni, cioè non cambia la durata delle oscillazioni, anche se l'angolo, l'inclinazione è leggermente diverso. Infatti le 10 oscillazioni durano praticamente lo stesso tempo di prima, 45,75 secondi. E il professore scrive sulla lavagna con l'angolo di 10 gradi, viene praticamente lo stesso tempo che con l'angolo di 5 gradi, 45,7, 45,75 secondi. Infine nell'ultimo esperimento il professore sale sopra il pendolo per far vedere che le 10 oscillazioni durano lo stesso tempo anche se la massa del pendolo è maggiore. Adesso la massa del pendolo non sarà più 15 kg, ma sarà 15 kg più la massa del professore, quasi 100 kg totali. Perciò, malgrado la massa totale del pendolo adesso sia 5 o 6 volte o 7 volte maggiore di prima, la durata delle oscillazioni rimarrà uguale. Qui vediamo il professor Lewin che oscilla, in modo che il suo baricentro sia sempre alla stessa altezza della palla del pendolo, in modo che la lunghezza del pendolo non cambi, sia sempre 5 metri e 18 centimetri. Vediamo ancora il professore. E terminate le 10 oscillazioni, la durata è sempre la stessa, praticamente 45 secondi e 6, quindi un periodo è sempre 4,56 secondi. A dimostrazione che la massa molto più grande del pendolo adesso non ha influito sulla durata delle oscillazioni. Il professore infatti lo scrive, 10 oscillazioni, 10 periodi di Walter Lewin, 45,6 secondi.